Amici di Radio Action, amici di tifosi Palermo.it, buon pomeriggio, ben trovati per l'ultimo appuntamento di questa stagione purtroppo eh, di Action Sport, lo avevamo detto venerdì quando c'era anche Carlo, insomma speravamo di continuare almeno per qualche settimana e invece è andata male e il campionato del Palermo si è concluso con il 2 a 2 eh, di venerdì sera eh, al Barbera contro il Brescia. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ovviamente buon pomeriggio anche alla nostra Alessandra che leggerà i messaggi che sono certo arriveranno numerosi, così come è stato ieri sera eh, con il nostro club di tifosi. E buon pomeriggio ovviamente ai padroni di casa, quindi a Beppe Palmigiano e a eh, Gabriele Notto. Vi ricordo velocemente, eh, tanto è, anche se l'ultima puntata eh, mi tocca farlo, come potete... Ascoltarci come potete seguirci e partecipare in qualche modo alla nostra trasmissione, ovviamente eh, sulle frequenze di Radio Action 101.2 in FM, sul sito di Radio Action c'è il player che vi permette di ascoltare tutta la programmazione della radio. Stessa cosa la potete fare attraverso eh, l'app che è disponibile sia per il sistema Apple che per quello Android. Eh, utilizzatela, continuate ad utilizzarla anche quando. Non ci saranno le nostre dirette, poi se invece volete partecipare lo potete fare attraverso i canali social, quindi c'è la nostra diretta Facebook, la nostra diretta YouTube, quella su Twitch, quella su Instagram, insomma tanti, tanti modi per eh, partecipare, per dire la vostra eh, anche quest'oggi. E allora Antonio, facciamo un passo indietro, torniamo a venerdì. 2-0 il primo tempo, 2-2 il secondo tempo la rabbia è tanta, tantissima tanta eh, non perché siamo fuori dai playoff però onestamente per questo secondo tempo che ha rappresentato ai noi un condensato della pessima a tratti attenzione, non perché per la stagione è buona perché ci siamo salvati è della pessima stagione a tratti dei, di questa squadra e figlia sempre gli stessi errori dei singoli e del sì. calo di attenzione, il calo di concentrazione La è stato l'esempio perfetto della stagione del Palermo. Una qualche minuto di, di foca agonistica in cui magari riesci anche a portarti avanti a fare bene, e poi il proseguo invece un po' in fase calante. Tant'è che tu contro una squadra che poteva essere in forma quanto vuoi, ma che comunque era cosa diciassettesima, soprattutto no, dopo che stai 2-0, in, in quel modo senza avere faticato più di tanto, insomma. Crollo mentale totalmente. Ti devo eh, so se... dire la verità: io non fisico, sono, però... sì, sono d'accordo con chi dice che il Palermo si è venduto la partita, che ha regalato la partita al Brescia, ma per tanti motivi: intanto perché eh, è così come non sono d'accordo con chi dice che la società non vuole andare ai playoff mi sembrano le solite storie di... che veramente sento da quando seguo da 40 anni a quando seguo il palazzo, qualcuno in più da quando seguo nemmeno il Palermo. Almeno io ti sono d'accordo perché il Palermo è stato coerente: ovvero è stato incostante per tutta l'annata. Sì, non avevo... è chiaro. Regalare se così fosse stato il punto al Brescia sarebbe stato veramente darsi una mazzata eh, sui piedi. Perché è chiaro, così come è accaduto che questa cosa gli è stata rinfacciata e verrà rinfacciata a Corini che non è amato per usare un eufemismo ma gli verrà rinfacciata sempre tranne che il Palermo non vincerà le prime dieci partite sto esagerando ovviamente attenzione è ovvio che ogni mezzo passo falso questo sarà motivo di critica nei confronti di Corini così come i giocatori stessi ma i giocatori non hanno secondo voi la voglia le motivazioni per arrivare ai playoff anche se poi escono al primo turno tutto quello che volete ma comunque avrebbero ottenuto un risultato ancora più importante ma della anche palmetta. a livello personale no? e la società che motivo avrebbe avuto di dire non vogliamo arrivare ai playoff? no nessun motivo Fabio sinceramente e purtroppo il risultato è stato figlio del, del incapaci, della è sì, stata sì, assoluta sì, incapacità sì, è, questo, è questo assoluta purtroppo. incapacità della squadra ed è, è assoluta incapacità di Corini e degli errori che ha fatto durante la stagione delle sì. decisioni che ha preso che non ci, sono, che non ci hanno convinto Non diciamo abbiamo nulla di nuovo purtroppo l'abbiamo detto anche durante il periodo post diciamo post sfuriata no? c'è stato un periodo in cui il Palermo addirittura poteva ambire al quarto posto sì. dopodiché un crollo proprio verticale una vittoria in 13 partite non ricordo nemmeno esatto. quante partite alla fine due vittorie All... sì, una esatto. e... tra l'altro con, non so, con una enorme atroce difficoltà con la Pensa spalla fatti. ad esempio e questo proprio è un esempio perfetto di come il Palermo abbia dei limiti. Quindi perché andare in una tonnara? Perché questo sarebbe stato il playoff per il Palermo. No, se... a... Sì, mh... però ti dico la perché... verità, io ci sarei voluto arrivare. A e sono perché, perché vado lì, me la gioco. Ma sembrava... Probabilmente esco, esco la prima partita, ci mancherebbe altro, perché chiaro, lo sappiamo, avremmo avuto solo un risultato eh, nella prima gara eh, secca che si sarebbe giocata. Però siccome appunto poi il pallone è tondo... Tutto poteva accadere non tutto... perché non è che avresti trovato delle squadre così tanto più in forma di te. Per questo dico la cosa che ancora ora un po' mi fa rabbia: è non esserci andati e non averci, ecco, non averci non aver avuto la possibilità di provarci. Però questo vuol dire che secondo me non hai retto bene la pressione durante ma, tutta la assolutamente, stagione. Assolutamente, eh, come fai a reggerla durante i playoff? Ma durante Perché lì sono partite strane. i Playoff sono partite secche. Secondo me, sono partite assolutamente mm -hmm. che hanno una storia a sé. La verità è chiaro che questa squadra da un punto di vista eh, mentale, mm -hmm. da un punto di vista tecnico, perché alcuni errori onestamente sono stati improponibili e, e ne abbiamo visti un paio anche, anche sabato, il secondo quando Bettella non so bene che cosa sì. faccia esattamente, quando prendiamo il gol del 2 a 2, dei prossimo. problemi fisici, perché secondo me è evidente che questa squadra ha avuto un crollo da un punto di vista fisico notevole. quindi un problema di preparazione atletica di base, evidentemente sì, non tutti, di condizione atletica. Non tutti hanno fatto la preparazione con il Palermo. Sì, C'è sì, rivita queste cose. No, no, sì, sì, non può essere un attenuante cose. in questo senso, sì, 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 dico sì, non no. possiamo dare oggi eh, nessuna scusante a nessuno questo campionato. Che ripeto: comunque se devo dare un, un voto alla stagione io do la sufficienza perché mh, la motivo, ovviamente, perché abbiamo raggiunto quello che era l'obiettivo primario della società ma soprattutto l'obiettivo più importante perché la, avere mantenuto la serie B ci dà la possibilità oggi di fare dei discorsi in prospettiva futura non siamo stati quasi mai quasi mai impelagati nella lotta per la retrocessione perché tutto poteva accadere abbiamo visto quelle squadre che sono retrocesse sì, però ehm... è chiaro che a un certo punto tutti noi per primi ci aspettavamo qualcosa in più abbiamo detto abbiamo parlato di un buon mercato all'inizio della stagione di un mercato ancora migliore a gennaio. Ma la storia però del campionato dice che non è stato così. Dice che non è stato così. Eh, Corini aveva provato ad alzare l'asticella, poi l'ha ribadito in conferenza stampa post partita eh, e ha detto al momento stesso che, appena finita la partita, ha parlato subito, subito con la dirigenza per cercare di capire quali sono eh, poi i programmi futuri. Quindi, io credo che l'intenzione Fabio sia eh, prendere i giocatori che anche dalle parole che lui stesso ha pronunciato riescono a mantenere la pressione di indossare questa maglia e di giocare all'interno del, del barbero. Beh, io ti devo dire la verità, questa della Almeno. pressione mi è sempre sembrata una barzelletta in parte, uh -huh. di squadre che non reggono la pressione. Ragazzi, giocare davanti a un pubblico che va anche stavolta eh, ringraziato e va esaltato per quello che ha dato, così bello, deve essere solo un piacere, non, può, non puoi prendere soltanto la parte che ti fa comodo se le cose non vanno bene, ovvero parlare di pressione. Uh -huh. Perché poi la pressione è positiva, se, se sei bravo, e siccome fai questo lavoro, e non lo fai da ieri, ma lo fai da qualche anno, io non credo che nella, tua car nella loro carriera questi giocatori hanno giocato sempre eh, davanti a quattro persone, magari qualcuno in più, non i 32.000 del Barbera, ma questo sì. ti deve soltanto spingere e deve... dare veramente la voglia di fare ancora, ancora meglio. Io ovviamente ho riportato le parole di Gorini, sì, sì, no, nel... cioè, allora potevamo dire lo stesso l'anno scorso in Serie C. Quale giocatore del Palermo, probabilmente dell'anno scorso, ha mai visto il uno stato così pieno, come no, è stato è, quello, infatti, però è stato ciò. Assolutamente. Le sì. sono state Siccome già ci sono tantissimi messaggi, io direi di yeah. farne leggere già qualcuno alla nostra Alessandra così poi eh, proviamo a dare qualche risposta. Vai Alessandra. Sì, partiamo con la prima domanda che è rivolta a te Fabio. Il signor Leonardo chiede posso dire che Corini non è un allenatore adatto per il Palermo e segue poi dicendo ci rendiamo conto della pericolosità e della riconferma di Corini al primo pareggio, alla prima sconfitta e al primo filotto negativo che potrà capitare verrà sicuramente massacrato e forse più in Corini mi rimetterò. Allora, intanto eh, con Leonardo ci siamo confrontati diverse volte. All'inizio non era assolutamente d'accordo con noi, poi ci è avvenuto un chiarimento. Dico: ci mancherebbe altro. E allora, noi, ecco, così mi spiego meglio: la risposta mia vale per Leonardo, ma vale per tutti. L'ho detto anche ieri sera alla nostra trasmissione al di Tifosi. Le critiche sono assolutamente legittime finché rimangono nel, diciamo, nell'ambito della correttezza dell'educazione. E questa di Leonardo lo è, perché sta dicendo che non è un allenatore adatto per il Palermo e ci mancherebbe che, che non lo può dire. Non so, qualcuno evidentemente lo ha richiamato da qualche parte dicendo di averlo insultato. Qui sta dicendo una cosa assolutamente legittima. Così come è assolutamente, sono d'accordo con lui nel, quando dice che al primo pareggio, alla prima sconfitta o al primo filotto negativo uh, Corini verrà, verrà massacrato. Ma io aggiungo di più. Secondo me, allora, Corini, Corini verrà già massacrato prima che inizi il campionato senza aver ancora giocato. Ed è ovvio che avrà solamente un risultato. Quindi, da, da un certo punto di vista, se la società deciderà, come pare, di confermarlo, mi sembra, permettetemi di usare il termine, una garanzia, nel senso che... Eh, è chiaro, immagino che l'obiettivo il prossimo anno cambierà rispetto a quello di quest'anno. Quest'anno era la salvezza, il prossimo anno sarà certamente qualcosa in più. Quindi, se quest'anno la proprietà ha avuto la pazienza o la voglia di aspettare Corini anche quando le cose non andavano bene, io credo che non potrà andare nello stesso modo se Corini o chi per lui il prossimo anno non riuscirà a ottenere i risultati che eh, si sperano, sì, Francesco Scrive, buon pomeriggio, due domande. La società farà una conferenza stampa per discutere degli obiettivi stagionali? La società acquisterà il Barbera? C'è una novità a riguardo? Grazie. Allora, conferenza stampa, Antonio, credo. Non, no, lo, sappia, no, non lo sappiamo. Non, credo, non lo so, non Non so. Mi è stato chiesto anche ieri. Sì, stato ci, stato po po okay. allora, ci potrebbe anche stare che si faccia una conferenza stampa. Di fine anno per fare una sorta di bilancio e magari di dire qualcosa in più in prospettiva futura. Ma non è detto. Per quanto riguarda il Barbera, non ci sono ancora novità, ovviamente perché eh, ai noi eh, la vicenda Barbera non è così semplice da risolvere. Nel senso che sappiamo bene che il Palermo ha tutto l'interesse ad, eh, ad acquistare, eh, la, diciamo, ad avere il Barbera in concessione per x anni, 99 o qualcosa di simile così come dovrebbe avere lo stesso interesse a darglielo l'amministrazione comunale che non è in grado di gestirlo o di tenerlo, di manutenerlo. Eh, il problema è che capiranno i nostri eh, politici, i nostri illuminati politici, che l'unica soluzione per quanto riguarda soprattutto gli impianti sportivi è darli alle società che lo utilizzano, che è la cosa fondamentale in qualunque ormai... Eh, ambito della vita, eh, diciamo, eh, eh, coinvolgere sempre più privati perché soldi non ne hanno e capacità ne hanno ancora meno? Eh, eh, post, ne, la sentenza. ne parliamo dopo la pubblicità, però ne proprio, parliamo dopo perché Gabriele ha fatto segno. E allora diamo la linea, a Gabriele, per un po' di pubblicità, e noi proseguiamo con i messaggi. Allora, continuiamo Alessandra con i messaggi che arrivano sui social. Sì, Emanuele scrive tutto alle spalle, attendo i progetti futuri della sua età, anche se Corini dovesse rimanere e per finire un altro campionato di attesa dovesse accadere un normale cammino psicologico, piena fiducia alla società eh Sì, devo dirti la verità, mi fa piacere questo messaggio, ma per un motivo l'ho detto e ripetuto anche ieri sera. Siccome io sono convinto, eh, anzi vi invito a leggere, se vi capita, un articolo che ho condiviso anch'io sulla mia pagina Facebook di un amico. Eh, ho scritto che è la cosa più bella eh, che ho letto negli ultimi decenni eh, che riguarda il Palermo, io sono convinto che la società non è venuta qui tanto perché non aveva niente da fare, eh, perché gli piace mettere bandierine in tutti i continenti e in tutte le nazioni, ma è venuta qui con un programma preciso, chiaro e ambizioso. E quindi sono certo che eh, i programmi, attraverso i programmi e attraverso i progetti, si arriverà. Ad ottenere i risultati che tutti quanti siamo, aspetti che tutti quanti ci aspettiamo in che tempi? Ovviamente non lo possiamo provvedere noi. Speriamo, ovviamente, Antonio. Nel più breve tempo possibile. Ma il calcio non è una scienza esatta, lo sappiamo. Non è una scienza esatta. Eh... E poi prima parliamo di, 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 di progettualità, di progetti, di tutto il resto. E poi facciamo, corriamo all'improvviso. No, ma non, non, non è, attenzione, è quello. Ma... Quante realtà ci sono mm -hmm. ricche, ricchissime, che hanno buttato ah, sì. soldi, tanti, tantissimi nel calcio, e non hanno vinto mai o hanno vinto molto Pren poco. Prendiamo sempre l'esempio di quello che hanno speso La società catariota che gestisce il mm, Paris sì. Germain. Dico, quella è una delle tante, ma non è l'unica, no. ancora Alessandra con sì. Leonardo. Leonardo scrive: Cori non si è venduto nessuna partita, purtroppo ha dei limiti questo datore, ed oltre ad averlo dimostrato durante la stagione, l'ultima partita ha dato il meglio l'abbiamo sempre detto che questo allenatore però allora, io l'ho detto non voglio difendere Corini, questo allenatore e questa squadra non, non teniamo fuori la squadra perché faremmo diciamo per, di, per criticare Corini daremmo diciamo un alibi a questi giocatori che non vi va dato questo allenatore e questa squadra hanno dimostrato di avere certamente degli esoneri. noi tipo si al fermo se è stato esonerato no non è stato esonerato e crediamo Venga confermato. Sì, Franco scrive: Tifosi dopo il 2-2 del Brescia avrebbero dovuto abbandonare il Barbera per mandare un messaggio alla società. Mm, non sono d'accordo, dico la verità, però. No, no, ovviamente, anche questo è un legittimo pensiero dell'amico Franco Antonio sì. Pareti. Sì, Leonardo scrive ancora. In tanti dico che ci vogliono nove calciatori titolari, eh, solo Pigliaccio e Brunori da riconfermare tra i titolari, ma ci rendiamo conto che. Eh, Dando la, stiamo dando la colpa soltanto ai calciatori vi ricordate Filippi? Sesto copione i calciatori erano considerati scarsi poi è arrivato Baldini si è capito che il problema era invece l'allenatore in quest'anno Corini ha il problema e va esercato allora detto che eh, non, noi per primi stiamo dicendo che eh, la colpa non è solo dei calciatori la colpa è dell'allenatore e dei calciatori perché l'allenatore va in panchina e i calciatori vanno in campo quindi vanno diciamo, equamente divise eh, le colpe. Se torniamo al discorso Filippo e Baldini, ci incartiamo, io il mio pensiero l'ho espresso più volte, eh, quindi su quello non torno perché sennò poi mi ha detto che voglio difendere Corini a tutti i costi. No, io non voglio difendere Corini, eh, ma non voglio e non vanno, ripeto, non vanno tolti dal calderone eh, i giocatori. E poi io non credo che sia una squadra che ha bisogno di nove titolari su undici. Secondo me questa è una squadra. Che avrà bisogno di 5-6 titolari forti, forti per provare, provare, badate bene, sì. a vincere il campionato. Soprattutto... dico al netto dell'allenatore che potrà essere questo, però hanno decidere di, cambi di cambiarlo, però è ovvio che se tu hai un allenatore, l'allenatore X, chiunque volete, vuoi, volete voi, dai 5 giocatori, 6 giocatori veramente forti, togli comunque ogni alibi. Cioè, se fai una squadra così forte che quasi vincerebbe da sola. Mm. Manuele scrive, basta affrontare il passato, andiamo oltre guardiamo il futuro in attesa della progettualità societaria. Sì, Lo abbiamo, abbiamo detto prima, no? Fantamercato, non ne facciamo, Manuele, perché, perché veramente sarebbe prendervi in giro, siccome noi cerchiamo di non prendere in giro nessuno, eh, proviamo a essere il più corretti possibile. Che cosa dovremmo dire oggi? Che il Palermo prende Holland, eh, Foden, De Bruin? <ride> no, sì, sì. oggi mm. diciamo che questa squadra ha bisogno, non facciamo neanche nomi. Che possiamo fare i ruoli se vogliamo. Sì, almeno due centrali, e eh, due centrocampisti, un attaccante, almeno così sì può avere un senso. Ma parla iniziare a parlare oggi di mercato, permettetemi che non me la sento. È stata una stagione stressante, veramente. Non vedo l'ora di staccare. Eh, per un mese, è chiaro che poi così non sarà. Eh, però ricominciamo a parlare eh, di calcio giocato, no? Perché poi quello inizierà a luglio, ma di. Eh, di mercato a, a metà giugno. Questo non vuol dire che vi abbandoneremo completamente. In radio, finiamo oggi, abbiamo detto prima. Però sui social qualcosa faremo, non sappiamo quando, non abbiamo, diciamo, no, ancora non ci siamo date delle scadenze precise. Sì, Franco scrive: Corino, è stato scelto perché è giusto ad eseguire gli ordini impartiti alla società. Chi vuole capire, capisce? Mm, io non so cosa vuole insinuare Franco, però. Certo, Corini è stato preso per eseguire gli ordini in partita società, ci mancherebbe che fa, Corini viene preso per decidere di testa sua, e se la società gli dice voglio andare in Serie A, lui dice no, voglio restare in serie B. Non lo capisco, onestamente, è un'allusione che non riesco a comprendere. Sì, Bartolo continua se non reggono la pressione, due sono le cose, o non andiamo più allo stadio o prendono calciatori che la reggono No, vabbè, voi. infatti, abbiamo risposto, questa è la pressione è una, una storiella che non, non ci piace alimentare. Leonardo scrive ho riascoltato la conferenza di Soriano che dice la salvezza più consolidamento per l'anno prossimo è andare in A, quindi l'obiettivo è dichiarato, ma se consolidamento vuol dire costruire le basi per l'anno prossimo, ma se devono arrivare un minimo di 6-7 titolari nuovi che consolidamento si è fatto quest'anno, c'è qualcosa che non È detto. E poi c'è il messaggio sopra, sì, allora, si è consolidata Leonardo la categoria. Cioè che secondo me, ripeto, non è una cosa da sottovalutare, per me è la cosa veramente più importante il Palermo è riuscito al primo anno di Serie B con una squadra nuova, con una società nuova. Già che era quella che l'aveva rifondata, ancora più nuova quella che è subentrata eh, meno di dieci mesi fa. È riuscita a mantenere questo campionato. Il che, lo ripeto ancora, ci permetterà tra 15-20 giorni di iniziare a sognare eh, una squadra che possa il prossimo anno andare in Serie A. Perché altrimenti oggi staremmo parlando di altro se non fossero stati capaci di questo. Quindi consolidare in, in questo senso, secondo me. Sì, Alberto appunto diceva, se vuoi puntare la serie A devi prendere dei giocatori di qualità come Partipilo o Tremolada. sì insomma, fa una serie di nomi, certo, di giocatori, decisamente di categoria, ma rientriamo in diretta. E allora, eccoci tornati in diretta, continuiamo eh, con i messaggi, perché ripeto, sono veramente tanti, oggi proviamo a dare spazio e voce a tutti. Perché la cosa più importante, lo dicevamo anche ieri, è che finché eh, le critiche, per quanto critiche, sono educate, eh, noi vanno benissimo e noi leggiamo tutti i messaggi. Quando poi si va oltre, eh, come tante cose che abbiamo letto in questi giorni sui social, quello no, non, non troveranno certamente spazio. Eh, né voce eh, sui nostri programmi Fabio leggiamo qualche messaggio da Instagram sì leggiamolo e poi continuiamo sì sì assolutamente sì sì Rossi scrive buongiorno i playoff molto probabilmente saremmo usciti subito però bastava una vittoria invece di tantissimi pareggi deludenti per continuare a sognare e a la nostra madre sì assolutamente sì e eh, Rossi diamo appuntamento il prossimo anno a Como sì possiamo convenire tutti sul fatto che questa piazza fa fatica a comprendere l'italiano oggi le parole di Grassani sono, sono state completamente travisate per far critica sui allora io di questa cosa non avrei voluto parlarne però Marco mi dà lo spunto per farlo e lo faccio eh, io non ho letto i social mi è stata raccontata qualcosa eh, parliamo dell'avvocato Alberto eh, un attimo soltanto mi, mi sono dimenticato eh, sì no De Galassi che è il CEO di, del Ferretti Group eh, Un'intervista che c'è stata oggi, eh, che è rilasciato oggi sul quotidiano nazionale dove ha parlato di tutto. Non, il tema non era il Palermo, ma ovviamente ha parlato anche del Palermo. Eh, c'è addirittura chi, dopo eh, aver letto questa in, intervista, si è lasciato andare ipotesi dicendo che questi qui sono venuti solamente per fare eh, come a New York, per costruire un nuovo quartiere. Allora, al di che nessuno ha parlato di questa cosa, ma anche se fosse. Spiegatemi voi cosa ci sarebbe di male. Anzi, dovremmo esserne contenti per una serie di motivi. Primo, perché riqualificerebbero delle zone della nostra città, nostra. Secondo, perché avrebbero solo motivo di consolidarsi in questa città e quindi non sarebbero mai di passaggio. Terzo, cosa c'è di male a eventualmente fare affari nei territori dove, sì. dove sì. si insediano? A Manchester la prima cosa che hanno fatto è stato il centro sportivo. Hanno riqualificato una zona periferica dotandola di un centro sportivo incredibile. A New York vogliono rifare un intero quartiere. Cioè, sono veramente. Leg, no, leggo ripeto, non l'ho letto, ma me l'hanno raccontato. Cose che non stanno nel in cielo o in terra. Ma se mh, siete contenti di quello che vi, vi passa per la mente e di scriverlo così senza ragionare, va bene, fatelo pure. Sì, Dato scrive da cosa è dato allora il crollo al secondo tempo per preparazione atletica? Sicuramente l'ho detto, allora, al di là che è stato esattamente quello che è successo, quello che è successo tutta la stagione, che alla base ci sia un problema fisico non me lo toglie nessuno alla mente. Per questa squadra l'abbiamo vista tante volte eh, finire sulle gambe. Sì, dopo il sessantesimo tantissime volte entrando in difficoltà Infatti, abbassando il baricentro. Sì, no, ma assolutamente. Gaetano scrive, ma veramente pensate che la rosa dei giocatori potesse ambire a sperare della Serie A? Secondo me è stato un anno di ferita per capire chi deve restare il prossimo. Ma assolutamente, ma non c'è alcun dubbio. Infatti, io l'ho detto tante volte: sfido chiunque a dire a inizio stagione che questa era una squadra che poteva andare in Serie A. La, la speranza massima che potevamo avere era quella di arrivare ai playoff. Li abbiamo mancati per poco, non siamo stati capaci. Ma abbiamo centrato la salvezza, che vi ripeto, è un traguardo per me oggi, alla luce soprattutto delle squadre che sono retrocesse e delle squadre che hanno deluso. E quindi non solo il Palermo è un risultato molto importante. Valerio scrive, la squadra, compreso lo staff tecnico, non sono stati all'altezza a livello di mentalità soprattutto. Infatti abbiamo perso punti con squadre abbordabili. C'è da dire che l'obiettivo stagionale... È stato centrato, sì, è stato si stato è saltato. Eh, allora, sì, è vero che il Palermo ha perso punti contro squadre abbordabili, non c'è dubbio. Però attenzione, eh, quando parliamo di squadre abbordabili... È stato un campionato, Antonio. Lo dico nei numeri e la classifica. C'è cioè, la classifica fino all'ultima Mediocre. È stato mediocre. Mediocre? Dove? Eh, non lo Dico la verità, non lo guardo, adesso, lo vado a guardare. Parliamo. Qual è il distacco tra la zona playoff e la zona play out Ne parlavamo eh, giorno. Mai così bassa la quota, intanto playoff. Non lo era mai stato negli ultimi anni. Basta con. Basti considerare, appunto, adesso vediamo se riusciamo a recuperare la eh, classifica, sì. Il Venezia, che è l'ultima squadra che è andata ai playoff, ha 49 punti, appena 9 punti in più del Brescia che è arrivato oh, sì. ai playoff. 9 punti. Credo, ripeto, un distacco così l'abbiamo detto l'altra volta il con, non que mai con stato. questi punti, 49 punti, l'anno scorso il Palermo sarebbe arrivato tredicesimo circa, dodicesimo esimo per sì. farti capire la differenza ma, un ma si sarebbe salvato sì, molto. Si sarebbe prima, prima, ma non prima. che è cambiato molto attenzione, per, per capire tra virgolette la mediocrità nel senso del campionato il Palermo è fuori per la classifica pulsa sì, perché altrimenti è sarebbe addirittura giusto, Antonio, giusto così, attenzione sì, eh, perché sì, poi sì, non sì, vogliamo sì. prendere in giro nessuno se il Palermo non è playout, il Palermo, perché se lo è meritato perché ne ha combinate di tutti i colori sì. ha buttato punti in tutti i modi possibili Abbiamo andiamo, infatti, andiamo sì. ancora avanti Alessandra Francesco Di Benedetto scrive buon pomeriggio, come siamo messi con le conferme di giocatori di conseguenza per i rinnovi? Eh, ti dico che è ancora un po' presto nel senso che è chiaro, è un po' presto per noi la società è ovvio che queste valutazioni le sta facendo già da tempo eh, ci racconteranno qualcosa, ci sono giocatori che sono in scadenza eh, di prestito, insomma è un po' presto, va però seguici su tifosipermo.it e, e chiaramente ti racconteremo l'evoluzione anche di queste situazioni giorno per giorno sì, l'Allo888 scrive buon pomeriggio, io non sono d'accordo con tutte queste critiche nei confronti della società, è il primo anno e gli abbiamo chiesto Serie A, centro sportivo stadio, eccetera, ragazzi piano pian piano sì, no, ma assolutamente sono, sono d'accordo con quello che dice il nostro amico, ancora Valerio, 87 sì, Valerio 87, penso si riferisca. sì, al pezzo documenti. di prima, sì, dobbiamo fare lo step noi che sia giusto che siamo delusi, ma eh, abbiamo delle basi solide, abbiamo debiti, abbiamo società forti, Anche qui nulla da aggiungere. Sì. Gaetano scrive: pensate che il ritiro pre-campionato sia importante per me? È... Non c'è dubbio che è essenziale, infatti, è uno dei problemi: eh, diciamo, che hanno, um, che hanno causato delle difficoltà a questa squadra durante la stagione. Rispe ripeto, ovviamente, rispetto a quello che è successo lo scorso anno, che è tanto è ormai ripetere. Andrea scrive spero tanto che cambino idea per Corini e che prendano un altro allenatore di categoria. Oh, C'è un altro messaggio, Adrias Tax. Sì, sì. Siamo sicuri che senza Corini con questa squadra, con un altro allenatore voluto dal popolo, avrebbe mantenuto la categoria? Consigliate il campionato molto equilibrato e le squadre che sono. Assolutamente a quello che ho appena detto. Sì. Sì. Marco scrive: Ho parlato di potenziali di sviluppo. New York e sono due stati. Palermo. Ah, mi sembra ovvio che il loro potenziale di sviluppo sia superiore. Rispetto a ma, ma infatti non, non c'è dubbio, quando si vogliono... Allora le parole vanno lette così, come non vanno interpretate come, come meglio si crede. È chiaro che quando ha messo il Palermo dietro al New York e dietro al Bahia lo ha fatto par... riferendosi alla città, riferendosi alle potenzialità della città e non alle potenzialità della squadra, non parlava solamente di calcio perché io l'ho detto sempre e ne resto convinto, io credo che il Palermo, nella ipotetica classifica delle 13, quante sono, società che fanno parte del City Football Group, sia subito dietro il Manchester City. Sì. Mm. Ma io credo che ehm, si riferiscono ovviamente anche alla, alla stessa grandezza delle città, perché New York sì, e Bahia sono, infatti io credo che sia... e Megalopolis, proprio, proprio quello. Cittadine. Marco scrive, campionato equilibrato, non mediocre, Palermo da sostenere sempre comunque. Assolutamente sono d'accordo con Marco. Sì, andiamo un attimo. Male. Sì, Commenti continuiamo. Infatti, Facebook. aspettate che mi sono un attimo uh, distratto. Sì. E allora, allora. Eh, sì, dove eravamo arrivati? Alberto. Qua Alberto Alberto uh, Di Bella. Sì, sì, Alberto scrive. Ma insomma, la grinta e il carattere lo devono tirare fuori i giocatori. Venerdì è stata la dimostrazione che i giocatori non hanno gli attributi ma io non so se è soltanto un problema di attributi o di verità, eh, io credo che sia un problema più, di, più in generale di capacità che questa squadra e molti giocatori di questa squadra hanno deluso quest'anno lo dicono i fatti, era gente che era arrivata qui eh, con ben altre eh, prospettive eh, con ben altri diciamo eh, presupposti invece poi ha deluso sì, Alex Rosanero scrive Corini resta come resteranno Brunori fino al 2027, Pigliacelli fino al 2026, Gomes fino al 2020 Così come hanno già rinnovato Marconi, Valente, però devono confermare Vabbè, se eh, Sì, dico, questo sì. vuol dire poco. No, perché che l'anno scorso hanno rinnovato anche sì, diversi sì. giocatori, no, però ma, poi dopo. Ma infatti l'ho detto, presta. lo ripeto però all'infinito. Che a tanti giocatori, che ha diversi, non a tanti, Diversi giocatori sia stato rinnovato il contratto, non vuol dire assolutamente no. nulla. È stato rinnovato il contratto perché in quel momento la società rite ha ritenuto di farlo, perché anche per l'entusiasmo che si era creato. E Beh, per, ma ma c'è anche eh, un fattore puramente stava. economico secondo me, ovvero sì. c'è la possibilità di perderli a zero magari. Ma, cioè, ci potrebbe sì essere no, anche questo. Infatti, però, non, non, ecco, aver rinnovato i contratti non è certamente un ostacolo eh, per la società per, dire, per, per fare la sua valutazione e dire, senti tu non rientri più nei nostri programmi. Ecco, essere molto chiari. Il signor Maniscalco scrive: Con Corini non c'è futuro. Un altro anno di non gioco, di eroi di formazione, di cambi sbagliati. Deve consolidare che cosa? Lo schifo che ha fatto. Questo è il suo consolidamento. Non, non voglio più sentire parlare. Chiuderò tutti i canali che parlano del Palermo. Vabbè. Sì, Antonio, ironicamente, scrive: la Colpe di Vasco Rossi. Serve allo stadio per il concerto. Eh, avremmo fatto bene Darglielo. Sì, Guido continua e scrive: Se fossi a decidere, confermerei come titolare solo Bigliacelli, Gomes, Ferri, di, Mania... di Mariano e Brunori titolari rimanenti in panchina sostituiti da altri sei porti, sì diciamo che più prima. o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda è quello è quello è detto sì poi c'è Giorgio Verri il nostro amico che saluto Giorgino sì Giorgio scrive ciao Fabio ciao a tutti io credo che con questa difesa abbiamo già fatto tanto certo la delusione è grossa perché era un obiettivo alla nostra portata prendiamo due centrai di categoria due centrocampisti e un vice per noi di... Eh sì, eh, più o meno sono quelli, diciamo, i giocatori che. Vi ci interrompo, servono. vi interrompo perché la pubblicità. Eh, che dobbiamo, dobbiamo dare eh, la linea, Gabriele. <ride> Proseguiamo con appunto i messaggi. Sì, è assolutamente. È vero, quello che dice Giorgio, ovvero che con questa difesa abbiamo fatto tanto, ma io ho detto, dobbiamo ringraziare stampi gli se non siamo rimasti infognati nei bassi fondi della classifica che al netto, che esatto che al netto dell'errore all'andata con su Tirole dell'andata di e Vene dell di Venezia e ci ha salvato e tolto la castagna al fuoco in diverse occasioni. Sì, Angelo scrive buon pomeriggio ragazzi, ma ci ricordiamo la conferenza stampa del Citigroup all'inizio cosa diceva? Che per i primi anni era soltanto consolidamento e poi sarebbe stato seriato. Cosa cambia, se in Serie andiamo qualche anno dopo, ma con un bel centro sportivo, uno stadio rinomato, e con un parco di giocatori ben solido da far paura, a molte molti. di serie a. Eh, Non cambia nulla, Angelo, io sono d'accordo con te. Però, di contro ti dico, e ci sta, perché il tifoso eh, è giusto che faccia il tifoso, è ovvio che eh, tutti vorrebbero che questi risultati eh, arrivino il più presto possibile. Però, come dici, giustamente tu, e eh, come ho detto più volte io, eh, meglio arrivare. Con una programmazione con un progetto serio, eh, che è arrivarci senza basi e poi rischiare di cadere e di farsi male. Eh, sì. Poi vediamo un attimo: oh, qui c'è Gianni Spartacus. Sì, adesso voglio vedere il Siti, il suo potenziale con il Palermo, con il mercato. Sì, ragazzi, sì, eh, sì ma nel senso che allora io credo che c'è un errore, ma lo ripeto: ma ci sta perché il tifoso è tifoso e quindi è giusto che, eh, che sogni. Il City farà quello che ritiene di fare con le sue eh, possibilità che, ahimè, per fortuna sono, diciamo, sconfinate. Ma non è che nessuno di noi, ma nessuno, né i giornalisti, né i tifosi, né eh, diciamo, i, i tutt'ologi vari possono pretendere nulla. Non è che noi possiamo obbligare il City Football Group a comprarci. E i giocatori migliori del mondo e farci vincere tutto quello che c'è. Ma voglio credere che il City Football Group che è venuto a Palermo non è venuto a Palermo né per svernare, né per fare passerella, né perché aveva bisogno di una vetrina, ma è venuto qui per provare a fare calcio secondo quella che è la loro mentalità. E siccome è la loro mentalità quest'anno nella storia li ha portati a ottenere diversi risultati e non solo col City, dici tu è facile perché hanno buttato un sacco di soldi. Ma anche con le altre squadre sì. e quest'anno sono col City hanno vinto la Premier, vinto la Premier. Eh, negli sono, ultimi sei anni: hanno vinto cinque volte. Sono in, in finale di sì. Champions League, dove tranne travolgimenti faranno diciamo assolutamente una Ci hanno già provato tre eh, anni fa, hanno eh, già poi anni sono fa. in finale che hanno ottenuto con i soldi che hanno speso tanti ma con i progetti dei risultati. Ragazzi, ma sono passione. Frattempo... Voglio credere che lo stesso faranno a eh? palestra. No, passati... Attenzione, passione, andando perché dopo... Io... Eh. Non che chiaramente ci porteranno a vincere tutto quello che hanno ottenuto al City, perché è ovvio che lì parliamo di una realtà diversa, ma che comunque provino a vincere qualcosa. Cioè, prima sì. come squadra di è resisteva soltanto lo United, almeno credo. Senso... Come? Sì, è una cosa di Inghilterra, l'economico, vabbè, la, la verità è che, eh, che il City con i soldi che ha, ha disintegrato eh, tutti gli altri e quindi eh, provano a mettere i loro in tutti i modi, ma allora, obiettivamente l'ho detto, con i progetti, con i programmi e con i soldi, hanno dimostrato lì e spero vogliano dimostrare anche alle nostre latitudini che si possono ottenere altri risultati io c'è un altro messaggio di Franco che non lo leggiamo ma giusto perché ripeto come è educato e do spazio e diamo spazio a tutti ma secondo me sono cose assolutamente che non stanno in cielo né in terra. Lo vuoi leggere per favore Alessandra? Se Corini ha rispettato gli e la società anche perché se Bruno non avesse sbagliato cinque calci di rigore il Palermo avrebbe lottato per altre posizioni. E quindi qual è la logica? Diciamo qual è la connessione tra le due cose? Ovvero la società ha uh, eh, non voleva andare ai playoff, però i playoff non li abbiamo centrati per gli errori di Brunori. E quindi c'è una cosa che non riesco veramente ogni tanto a, a, a capire. Eh, quindi boh, pazienza. Sì. Noi tifosi del Palermo Scrivono, Il Palermo ha speso circa 8 milioni per il calciomercato più del Bari, del Sud Tirol e del Veneto. Eh, si sì, ricorda, chiaramente a parte gli scherzi, il, diciamo la parte di questa la pagina che ci segue infatti il paese i soldi li ha spesi quindi li avrà spesi male non è riuscito a farli fruttare tutto quello che volete ma nessuno può dire che il city football group non ci tratta ci tratta da colonia che non vuole spendere soldi perché la società è arrivata e ha messo mano al centro sportivo che ha iniziato ed è a buon punto E 130 fase. anni di storia 120 anni non abbiamo non avuto abbiamo mai avuta. ha iniziato a prendere una serie di figure che quindi costano importanti a livello manageriale che ha inserito, sta inserendo, inserirà all'interno della società. Insomma, eh, ha già dato dimostrazione di serietà. Non è che possiamo dire, vabbè, sono venuti qui, non hanno fatto ancora nulla. In dieci mesi, ricordiamolo, la cosa più importante da dire, in dieci mesi hanno già fatto delle cose tangibili. Ma rientriamo in diretta. E allora, eccoci, tornati in diretta, vediamo se c'è qualche altro messaggio che arriva, Antonio, da Instagram. Sì. C'è Salvatore Do Donia. Donia. Sì. ok, vai tu. Orsa. Sì, Salvatore scrive, ricordiamo che l'anno prossimo abbiamo un'arma in più. Silipo, quest'anno ha fatto una. Eh ragazzi, allora permettetemi diciamo tutto il rispetto del mondo per no, Silipo, ma non possiamo considerare Silipo l'arma in più. Del Palermo che vuole lottare per la Serie A, per quanto possa avere un fatto un'ottima stagione, non ho dubbi su questo. Io prima parlavo di 5-6 giocatori di categoria e di categoria superiore, e certamente non possiamo considerare Silipo tra questi 5. Poi, se Silipo ha fatto un buon campionato e se la società riterrà di Portarlo di riportarlo a Palermo è un altro discorso. Anche perché ma può venire essere... a fare la riserva. No, anche perché se poi dovesse essere un fallimento, che cosa direbbero i tifosi? Ah, eh, però esatto, il Siri non, non mette mani al mercato esatto, C no? no, dico, potrei, forse la, la società potrà valutare, perché è chiaro che avrà visto l'evoluzione di quest'anno di Siripo, di, 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 di riportarlo a casa. Ma, ma lì, certamente caso come... partirebbe alla banchina, cioè, mi ovvio, sembra insomma. esatto, assolutamente sì. Sì, Gaetano scrive, la società ha un business plan molto chiaro, impostato nel tempo e sono d'accordo con voi che il Palermo è la seconda squadra del gruppo, programmare alla base. Assolutamente, senza programmazione di consiglio da nessuna parte, io l'ho detto, sembra una fesseria. Eh, per le potenzialità, eh, veramente eh, non temo, smentite, per le potenzialità che ha il City, se il City oggi decidesse di vincere il campionato, ti comprerebbe 10 giocatori che ti vincono il campionato a mani man basse. E poi, senza una base. Ma io, è meglio avere una base solida che ti permettere di vincere non oggi ma domani. Mh, ma su quella base iniziare a costruire. Perché noi lo sappiamo, perché è normale, che è ovvio che non ci possiamo, che non ci accontentiamo. Se però in Serie A, sfido chiunque, o quantomeno la maggioranza dei tifosi, a dirmi che non vogliono qualcosa in più, è ovvio che inizierebbero a chiederti: poi hai vinto sei in Serie A e allora voglio vincere quantomeno la Coppa Italia. Poi voglio andare in Coppa UEFA. Poi voglio andare in Champions, poi voglio vincere lo scudetto. Ragazzi dico <ride> piedi per terra, ma con programmi e basi solide. Sì, C'è ancora Marco? Marco scrive: sì City, il sito di Football Group è indubbiamente il massimo che potesse capitarci. Basti guardare il Paese Germain: tanti soldi spesi e quali risultati? Ma infatti i soldi non solo bisogna averli, bisogna soprattutto saperli spendere. Cosa bisogna saperli gestire, gestire bene, e, come infatti, si, come si eh, assolutamente sì. Cioè, andiamo avanti con Gianni Spartacus. Sì, Ma il City farà qualcosa per avere un proprio stadio per il Palermo? Sì, no, ma non, non, su questo non c'è dubbio. È, è chiaro, immagino che no, immagino, sicuramente il futuro del Palermo passa anche attraverso il suo stadio. Così come hanno fatto a Manchester quando sono arrivati, ora stanno rifacendo uno stadio che è un gioiello, mi pare, sì. ma lo vogliono rifare. Così come stanno facendo a New York, è chiaro che le strutture, così come stanno facendo con il centro sportivo a Palermo, le strutture per una società di calcio sono fondamentali, fondamentali. perché rappresentano un asset importantissimo soprattutto dal punto di vista economico eh sì, perché, perché le, avere un tuo impianto, gestirlo tu sap e saperlo gestire è fonte non solo le di... le entrate sono differenti ma, totalmente, totalmente riuscire a fare fruttare diciamo lo stadio è importante sì, poi c'è Giuseppe che salutiamo Sì, salutiamo Giuseppe, Giuseppe puntualizza che Silvio sì, è un under per sofferto non incide a livello sì, quantomeno questa ecco perché questo è bravo Giuseppe. Che ha diciamo introtto un altro tema. Che eh, non so se già abbiamo pubblicato, Antonio no, avremmo trattato. Eh, dobbiamo oh, tener conto in prospettiva della prossima campagna. Eh, acquisti che c'è sempre questo problema degli under e degli over. Ci sono diversi under vado così a memoria, che adesso passeranno e diventeranno over. Quindi, nell'ottica del mercato di no, questa squadra cosa no, andrà fare, mille. è ovvio che bisognerà andare a a considerare anche questo. Sì, Angelo scrive, io vorrei più di voi perché finché il Palermo giocherà in B di sabato non potrò venire al Barbera per le partite del Palermo, ma anche se restando in B qualche anno in più mi costa tanto, sono sicuro che quando andremo in Serie A eh, vedremo un ventennio da favola, ne sono sicuro. E me lo auguro anch'io e spero veramente che le tue parole possano salire in cielo. Sì, Giuseppe scrive, diamo per buono che i piani alti non volevano andare in A. Quest'anno, e allora perché non fare i playoff? E magari farsi buttare fuori al preliminare invece di tirare i Remi in barca nel secondo tempo? Ne sarebbero usciti più puliti agli occhi, anche di rimuovere. Ma, ma infatti, ripeto: non c'è dubbio, ragazzi. Io veramente io vorrei che, che qualcuno più intelligente di me, ce ne sono sicuramente tanti, mi desse una spiegazione a questo discorso. Ovvero, la società non, vuole, non voleva andare ai playoff, ma mi spiegate perché, secondo voi, la società non sarebbe voluta andare ai playoff? cosa sarebbe cambiato i costi di una partita in più e eventualmente e, e può essere questo un problema veramente non lo sto scherzando sarei contento se qualcuno riuscisse a darmi una spiegazione che magari non ci ho pensato non riesco Ma, a, a immaginarla il finale sarebbe stato lo stesso perché poi il palermo usciva alla prima partita ah, nessuno il palermo non voleva la società non voleva salire in sede lo, lo so Antonio però veramente cioè, senso... mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a spiegarmelo a, a spiegarmi il perché la società

di provare a ragionare sulle cose, perché questo è quello che ci piace. Ci sono cose che sinceramente che leggo che non mi piacciono, non mi convincono, perché sono veramente prive di fondamenta e di basi. Per questo ogni tanto mi accaloro e cerco alzo un po' la voce, perché provo quello che dico, o magari è sbagliato a volte, però provo a motivarlo e a dare una spiegazione. E mi piacerebbe appunto quando vengono, per questo adesso, ma non ce l'ho con l'amico che, che ha scritto quella cosa, eh, ma ce l'ho con tutti quelli che affermano questa cosa. Per questo mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a spiegarmi, lo dico ancora, del perché una società come quella che eh, guida il Palermo non voleva andare a playoff. Ancora Giuseppe Cade Monteleone e Alessandro. Sì, Giuseppe scrive Salve, io rinnoverò l'abbonamento come ho sempre fatto dal lontano 1995. credo ciecamente alla sua età e se confermano Corini vuol dire che hanno più che lui. Ha due anni di contratto e se non veniva riconfermato il progetto di consolidamento e rilancio, non avrebbe avuto senso e con i innesti giusti, sono sicuro che andremo eh, dritto dove ci compete stare. Per quanto riguarda tutti quelli che affermano che con Corini non andranno più allo stadio. O non o rinnoveranno l'abbonamento beh vedrà che appena le cose andranno come tutti spero scontrano come tanti papà ci c'è stato sempre allora io devo dire su questa cosa scusa Antonio su questo devo dire una cosa perché tanta gente che conosco gente di sicura eh, di provata fede rosanero, nero eh, mi ha detto questa cosa io spero che poi cambino idea anche loro ovviamente non, io rispetto il, 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 il parere di tutti soprattutto quando uno deve spendere dei eh, soldi eh, ma è una cosa che non, non capisco vi dico la verità perché l'ho detto ripetuto lo ripeterò all'infinito per me si va allo stadio per tifare per la squadra per i colori non si va allo stadio per tifare per Corini per Brunori e per Mirri ma solamente per i colori quindi questo discorso finché c'è Corini non vado allo stadio eh, ne prendo atto vi ripeto tanti amici mi hanno detto la stessa cosa però non, non riesco onestamente a eh, a comprenderlo. Invece cioè per la seconda parte del messaggio c'è un'espressione già fatta che va benissimo, salire sul carro dei vincitori è sempre facilissimo. Sì, ma no, però ti dico la verità, no, sì e no, nel senso mm. che tanti, come dice l'amico, poi spunteranno, magari non fanno l'abbonamento ora e poi stagione in corso andranno allo stadio, sì, e magari saranno gli stessi che comunque sono stati abbonati finora veramente da vent'anni e che hanno deciso di prendere questa decisione, hanno preso questa decisione, però... Ripeto, liberi e legittimi, appunto, ognuno decida con la, con la propria tasca come meglio ritiene. Sì, Emilio scrive, la rabbia è solo che tutto l'anno non abbiamo visto un bel calcio, anzi, specialmente alla favorita quasi sempre ci hanno messo sotto. Ecco, la paura nostra è quella che Corino sia alla... alla sì, assolutamente comprensibile. E Poi c'è ancora Franco sì. Antonio Pareti che dice che la spiegazione la noi dobbiamo chiedere a Corini. Sì. Ma scusate, siete voi che affermate una cosa del genere? E noi dobbiamo chiedere a Corini perché la società non vuole andare ai playoff. Veramente ogni tanto sono cose che sono del secondo me delle follie. Però va bene. Sì, Pietro scrive. A me, non cioè, a me non interessa. i playoff. Sono quelli che appunto l'hanno fatto interagire per il esatto. secondo tempo che ha giocato il Re. Cioè, che no, scusa. Il Secondo tempo? Sì, si è arrabbiato per rinforzo, il secondo Ma sì, assolutamente sì. sono d'accordo eh, con Pietro. Ma è quello che abbiamo detto tutti. Il secondo tempo obiettivamente è stato a tratti indecoroso per quello che si è visto in campo diciamo chiaro, senza girarci attorno e senza poi voler essere, voler apparire come ci dicono tutti, che siamo lecchini che siamo eh, pro Mirri, pro Corini pro quello che volete voi, no, noi cerchiamo di essere eh, il più uh, obiettivi possibile Ivan scrive tutti i il prossimo anno si punta ad andare in Serie A, secondo me il prossimo anno sarà di nuovo di consolidamento, penso che diranno eh, che cosa devo dire? Non so cosa commentare perché penso che diranno così. Non possiamo fare ipotesi su cose che non sappiamo. Quando ce lo diranno, vedremo cosa ci avranno detto. E in base a quello, appunto, potremo commentare quello che ci hanno detto. Siamo quasi in chiusura. Ci sono, ehm, un sacco di messaggi che arrivano da YouTube. e Me ne ero scordato. Eh, vabbè, Giampaolo, sì, eh. ecco, mi piacerebbe dire, io, noi abbiamo sempre letto i suoi messaggi. Però se anche lui ci mettesse la faccia come facciamo tutti quanti, sarebbe più bello, perché è sempre facile criticare eh, ed essere pesanti contro il giocatore, contro il presidente, contro eh, l'allenatore senza metterci la faccia. Però, insomma, va bene così. E poi Luca Moi dice ci chiede Luca un. No, eh. Io pronostico per i playoff in corso. Io per Lo me faccio far... il mio, non me ne può di meno. <ride> <Io> Provo, <ride> sono molto chiaro: non c'è il Palermo. Quindi che vinca il migliore o il meno peggio. Eh, Nesto e Santini eh, dice: Con Nesto e Marconi, al quale voglio un gran bene, era difficile andare ai playoff. Per me, Corini ha fatto quasi il massimo, considerata la preparazione estiva inesistente. Eh, poi Luciano Delfa dice: Vabbè, contro Corini. Dark Simon è possibile qualche cosa vuol dire criticare la società? E, vabbè, stanno solo a lamentarsi alcuni senza capire che vantaggi potrebbe avere la città eh, da una società del genere che punta al miglioramento non solo della squadra. E, e poi qualcuno in Nebu, bua chiede se secondo noi Corini ha voluto mettere alla prova la squadra per capire chi mantiene il prossimo anno? No, non credo perché c'era a giocare la partita. Non si poteva fare un ragionamento in tal senso. E poi i tuoi messaggi intanto non si sono sentiti va bene comunque allora siamo in chiusura giusto Gabriele? allora non ci resta che salutare tutti voi che ci avete ascoltato che avete avuto la pazienza nella buona e nella cattiva sorte di questa stagione strana altalenante eh, che ha visto il Palermo che certamente avrebbe potuto eh, ottenere eh, dei risultati migliori in, diciamo, avrebbe potuto ottenere i ecco, che già sarebbero stati un qualcosina in più eh, e quindi grazie a voi, grazie a Carlo che oggi non è stato qui con noi perché purtroppo è riuscito a liberarsi dal lavoro, a Giuseppe che anche, che anche lui non è riuscito a essere presente. Io ringrazio ovviamente Antonio eh, e Alessandra. Grazie a te, Fabio, grazie, Gabriele. Esatto, eh, poi l'ultimo un ringraziamento poi. non può non andare e <ride> che ai padroni di casa, quindi a Beppe Palmigiano e a Gabriele. Eh, noto, e eh, bontà a loro. Non so se ci rivedremo. Ci rivedremo se, ci sì. sicuramente. Anzi, se eh, gli 11 punti che ne avranno gli li danno al Palermo, rientriamo ai playoff e quindi <ride> e diciamo, pure, rientriamo tutto. in onda. Esatto. Grazie ancora a tutti, eh, buon pomeriggio. e eh, Ci risentiremo certamente più avanti. Grazie ancora. Buon pomeriggio, ciao, e chiudiamo anche sui social eh, dove tanti mi hanno fatto arrabbiare e disperare. Scherzo. Leggo però, devo leggere il messaggio del mio e del nostro amico Vito Iscrede. Eh, che dice sono boto dal 99, al netto distingue varie, il secondo tempo col Brescia ha lasciato il segno a tutti, occasionali e no si avvia una seria riflessione su tecnica organica, poi eh, si traccia un obiettivo chiaro e definito su queste basi i tifosi eh, ci saremo sempre, forza Palermo eh, sì Vito assolutamente ha ah, eh, ragione però chiudo con un... ecco Chiudo con un commento critico perché abbiamo dato spazio a tutti, Franco Antonio Pareti, che, ha, che ci ha soltanto dato commenti negativi. La cosa bella è che dice che dato che non accettiamo nessun commento non vale la pena di commentare quello che è successo il 19-5-2023. Eh, eh, siamo stati qua a raccontarci le barzellette per un'ora. Da, da settembre eh, ci raccontiamo ora, barzellette. Va bene così, grazie anche a Franco e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ancora. Ciao.